interventi e situazioni. Ascoltatori, Io lo dico perché poi è chiaro che c'è scatto il governo
però io sono dell'avviso in seno, e quindi queste cose potrebbero essere utili. Potrebbe essere utile anche questa, ma allora vi domando se vogliamo incentivare, favorire, forse, ma anche questa è una cosa che potrebbe spiegarci tutti i miei saltoni, come non portare da 1,80 m quello spazio, perché a quel punto daremo la possibilità sostanzialmente di avere la piano metà. Io non sono un tecnico, il consiglio ce ne sono, di là e qua. Voglio ricordare che quando è iniziata questa consigliatura noi eravamo conosciuti come il partito dei geometri, come se essere geometra fosse, come dire, sia una categoria in negativo. Noi facciamo, perdonate, esatto, noi facciamo una proposta, anche su questa la giunta non si esprime, quindi mi piace anche vedere colleghi, consiglieri che avrebbero da dire qualcosa, dover tacere perché noi discuteremo. Questo vuol dire reprimere le possibilità del consiglio e della parte tecnica. Perché vorrei chiedere a Matteoli cosa avrebbe provato lui quando è stato su questi banchi. Matteoli era su questi banchi all'opposizione quando io poi usciva tutto che ha costruito, nel quale ora lui magari si fa anche vanto, quando perché ci avete fatto altro, molto spesso ricordano a ricordarci tutta la roba che ha fatto il PC. Ecco, quella l'opposizione era qui. E vorrei vedere, e facevano le puntate, dopo la giunta rispondeva, ora lui è passato, è un po' come il Pampalone, quando era un partito piccolo che aveva la collegialità, diventava un partito grande, quella collegialità non esiste. Matteo ha fatto l'opposizione, dovrebbe sapere che chi fa opposizione ha questo compito, quello di proporre, quello di consigliare, quello di mettere in difficoltà la maggioranza. L'ha fatto per molti anni, perlomeno indirettamente, nel Partito Socialista, che per fortuna nostra non ha mai trovato, come dire, titolarità delle giunte di questa zona, non c'era bisogno, da altre parti purtroppo il PSI era necessario per la ministra. Invece il suo partito, assieme a quello da quella di Scioli, faceva opposizione. Ecco, ti chiedo cosa avrebbe pensato e come avrebbe vissuta una giunta, e cosa avrebbe detto lui a una giunta che di fronte a delle richieste concrete scritte avesse risposto alzandosi dal suo piede: noi non rispondiamo perché abbiamo già risposto e perché la parte tecnica ha già scritto. Io lo trovo offensivo nei confronti del consiglio, ma un po' anche offensivo nei confronti dell'assessore, è una persona di cultura, rispettabile, che conosce la legge e che si limita a questo giovino che mi ricorda un po' più, come dire, di un 2-3 stella di infantile memoria, che non si fa di più alto del consiglio. La normativa nazionale, e questo non porta